Sono il professor Marco Lazzarato e insegno disegno per la decorazione e plastica ornamentale presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Oggi trattiamo un esempio particolare di un oggetto ornatistico che avevamo già trattato in precedenza, che è il corridietro. Tratteremo un particolare corridietro romano scoperto di recente, tra l'altro in uno scavo, su un pavimento trovato in Lombardia. Il punto di partenza è, come avevamo visto in un precedente intervento, il corridietro canonico, il quale, come si vede dall'illustrazione, pur essendo molto semplice nella sua costruzione, ha un grosso difetto, cioè è brutto e noioso, nel senso che pur essendo semplice l'incrocio delle due parti positiva e negativa non dà l'effetto dell'onda, perché questo era in effetti l'idea di questo tipo di motivo, ma rimane troppo, per così dire, tozzo. Ecco allora che, dando per scontato questa base canonica, cioè di 12 quadrati per 12, e usiamo un foglio a quadrati per dare un riferimento a chi ci segue, che potrebbero essere artigiani o comunque non disegnatori professionisti, diciamo così, perché l'unità di misura in questo caso è il modulo per l'ornatistica, quindi il quadrato ci serve da modulo. Allora, se il modulo base era di 12, il quadrato base era di 12 per 12 moduli, abbiamo necessità, per rendere bello questo corridietro, di intervenire, di fare delle modifiche. Ecco allora che prendiamo come esempio questo splendido corridietro, ripeto, scoperto di recente, di un pavimento romano. Come si vede nell'illustrazione successiva, l'artista che in questo caso è intervenuto, l'artista romano in questo caso, ha alterato la composizione tradizionale portando il cateto sulla diagonale anziché sulla mediana del quadrato, e si vede quindi il centro dove è stato costruito l'occhio orientato appunto sulla diagonale, laddove le parti che nella versione precedente avevamo individuato moltiplicando l'occhio qui sono state tratte ovviamente dalle successive diagonali, come si può vedere, dei singoli quadrati che compongono il pattern di partenza. Importante osservare anche che il pattern di partenza non è più di 12 quadrati ma è di 11, quindi c'è stata anche una riduzione nel numero. Ora, tratta questa prima impostazione, quindi trovato l'occhio che corrisponde a due delle parti così ottenute, come si vede dall'illustrazione viene costruito il primo giro di voluta, che si ferma esattamente dove vedete, cioè prima di un quadrato, prima del quadrato finale del limite. Su questo primo giro di voluta, come si vede nell'illustrazione successiva, che è anche la definitiva, cosa succede? Succede che viene diviso il passo così ottenuto in tre parti uguali, e il terzo, più vicino alla voluta precedente, viene usato per tracciare la seconda voluta parallela, che appunto percorre di nuovo tutto quanto il disegno precedente. Questo settore centrale viene chiuso al centro con un secondo cerchio che è solo di chiusura ma non più di costruzione, come si vede, e viene poi questo cerchio raccordato all'altra spirale in maniera da rendere poi armonica la cosa. Per rendere poi equivalente la parte bianca che verrebbe sotto con quella scura che rimarrebbe sopra, si aggiusta un attimo la centratura del pattern, che rimane quindi in alto di 11 quadrati, mentre sotto, per chiudere laddove appunto le due parti poi messe a fianco si possono connettere, si passa a una chiusura di 9 quadrati e mezzo. Noi la chiudiamo a 9 quadrati e mezzo, se poi anche nel disegno sarebbero in realtà di 9 quadrati e 2 terzi, perché è più semplice poi in fase di progettazione ed esecuzione chiudere, tanto poi questa piccola imperfezione viene tranquillamente corretta in fase d'opera. Ecco allora il risultato finale, laddove si vede che il corridietro ha un andamento più sinuoso, perché appunto i due fuochi sono orientati sui 45 gradi, vi è una maggiore ampiezza e una maggiore eleganza, perché il rapporto fra pieno e vuoto non è più di 1 a 1 come nel corridietro canonico, ma è di 1 a 2, cioè la parte nera è un mezzo di quella bianca, e l'ariosità e l'eleganza sono evidenti. Insomma, è evidente, diciamo, la modifica in senso estetico migliorativo rispetto al modello base, che rimaneva molto più tozzo e molto meno elegante.